Grazie, grazie al dottor Monti di avermi voluto invitare a questo convegno. Saluto i consiglieri comunali Bernardini, Lombardi e Gianmarco De Biase per essere presenti, li ringrazio per essere presenti questa mattina. Ma qualcuno si potrebbe chiedere perché avete invitato il ministro dell'Ambiente e non il ministro della Salute, che forse ci stava più di me. Quelli che non mi vogliono bene penseranno, vabbè, ma Galletti ormai a Bologna, dove ci sono più di 5 persone, ci va, quindi questa potrebbe essere una motivazione. Invece no, credo come ministro dell'Ambiente di avere una motivazione per essere qui, perché guardate, mai come nelle terme il simbolo del rapporto uomo-natura si esplica. Cioè noi quando parliamo di ambiente pensiamo sempre alla sua tutela, giustamente, no? Come possiamo tutelare l'ambiente, ma ambiente è molto di più. Se avete un po' di tempo e leggete l'enciclica del Papa, la Laudato Si, lì si capisce bene come il rapporto ambiente-uomo sia molto più forte di come noi lo interpretiamo nella vita quotidiana. Nella vita quotidiana, ripeto, noi pensiamo all'ambiente solo come bene da tutelare. Se pensiamo all'acqua, pensiamo alla tutela dell'acqua perché ci serve per sopravvivere, giustamente, no? Per bere, per l'agricoltura, per alcune attività industriali. Mai pensiamo l'acqua invece nella sua connessione strettissima con la vita dell'uomo, anche al di là della sua sopravvivenza. E la cura che la terra può fare, che la natura può fare dell'uomo, lo esplica benissimo, e lo esplica nel corso dei secoli. E sono contento che voi abbiate invitato Rambaldi a tenere una testimonianza proprio sullo strettissimo legame che la nostra terra, Bologna, l'Emilia Romagna, ha con l'acqua, con le terme, con le cure termali, perché questo ci ha fatto crescere, ci ha fatto sviluppare anche culturalmente in una certa maniera. E credo che questo rapporto, oggi ricordarlo e intensificarlo, sia un valore anche in futuro. E che valore è in futuro? È un valore per due aspetti. Uno, perché ci porta a incrementare la ricerca in campo medico, e non è poco, perché oggi più che mai noi abbiamo bisogno di ricerca, innovazione, scienza. Io lo sperimento ogni giorno, soprattutto sui temi che riguardano la salute e l'ambiente. La mancanza di scienza e di ricerca ci porta indietro secoli e secoli. L'abbiamo visto adesso nel dibattito sui vaccini, no? Ogni volta che ci dimentichiamo dell'importanza della scienza e di mettere prima di tutto, davanti a tutto, la scienza come faro per le nostre scelte, sbagliamo. E in campo ambientale questo a me capita tutti i giorni. Io devo fare i conti ogni giorno con quelle che oggi definiamo le fake news, no? Le false notizie, nel senso che sempre di più la gente in campo della salute, in campo ambientale, prende e si forma le proprie idee rispetto a un problema non guardando la scienza ma guardando la rete o sentendo in autobus il vicino di posto. Ecco, io credo che invece convegni come questo, e anche l'attività che nasce da convegni come questi, ci porti a rimettere al centro la scienza, l'innovazione e la ricerca. E poi, lo dico da bolognese, terme come potenziale di sviluppo turistico per questa città. E io credo che questo sia un punto fondamentale per noi. Avere un bene, come una storia nel campo termale come quella che abbiamo noi, e non metterla a frutto è un peccato non veniale. Allora, riprendere anche il tema delle terme per poter pensare a un rilancio turistico in questo settore della nostra città lo trovo fondamentale. Abbiamo uno strumento, fra pochi giorni avremo a Bologna il G7 dell'ambiente. Fra l'altro faremo proprio un convegno nella sede del villaggio della salute,
San Pietro Terme, quindi avremo occasione anche di portare a visitare quel centro anche un pubblico straniero, e credo che anche questo per il nostro turismo serva. Ma il G7 sarà un momento per mettere in connessione tutti gli aspetti dell'ambiente, e sono contento, soddisfatto che in questo ci rientrino anche le terme. Io vi auguro buon lavoro, mi dispiace che non potrò fermarvi qui con voi questa mattina, ma impegni mi chiamano un po' in giro per tutto il centro Italia, e buon lavoro, e arrivederci al G7 all'inizio del mese di giugno. Grazie.